Ciao Marco. Ciao Mario, ciao a Allora, tutti. ci sono delle novità. Ieri le abbiamo aspettate con ansia, attese con ansia, perché comunque c'è stata la pubblicazione di un numero straordinario della Gazzetta Ufficiale. E aspettavamo dopo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte questo DPCM natalizio. Bisogna dire però che prima del DPCM natalizio, ma non tutti hanno passato questa notizia in maniera completa, c'è stato un altro provvedimento interessante che è il decreto legge 2 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2020. E non poteva essere diversamente. Non poteva essere. E questo decreto, l'articolo 1,1, cosa prevede, Marco? Prevede qualcosa che io non so, perché anche se non sono certo un giovincello, comunque, e quindi comunque qualche annetto ce l'ho, non posso ricordarmi dei fatti della guerra, però prevede qualcosa che a mio ricordo non è stata mai prevista da una legge della Repubblica Italiana e che è stata direttamente, diciamo così, prevista soltanto in presenza di uno stato di guerra. Adesso siamo in una situazione assimilata da molti a uno stato di guerra e sappiamo che la nostra Costituzione volontariamente non ha previsto se non lo stato di guerra come stato di emergenza e l'ha previsto soltanto in casi determinati. Però abbiamo un decreto legge che ti dirò, hai detto che è stato inaspettato, te lo confermo perché per me stesso è stato inaspettato e non l'avevo sinceramente ancora neanche ben capito perché ho letto alcune notizie di stampa che parlavano di un decreto legge. E secondo me, guardiamo pure l'intestazione, secondo me dicevo, vabbè, si sono confusi fra decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e decreto legge. Invece abbiamo questa disposizione normativa che impatta a piedi uniti su norme che sono state previste da altri decreti legge, potevano prevedere limitazioni alla libertà di circolazione o quant'altro, ma impatta in modo pesantissimo. Quindi sono Perché? disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. Certo, ma se guardiamo l'intestazione, guarda un attimo in cima. Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale. Ma guarda il Articolo. preambolo. Guarda il preambolo, su. Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione, Che virtuo parlano dei l'articolo decreti legge? della L'articolo 16 sulla Costituzione. libertà di circolazione. E Qui si certo. cita direttamente l'articolo 16 sulla libertà di E circolazione. non poteva essere diversamente, a mio Eh avviso. no, non poteva essere diversamente, ma si fa un giochino a mio giudizio. Perché se leggiamo il comma 2 dell'articolo 1, dopo che si è portato il termine per di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di PCM da 30 giorni a 50 giorni, quindi quasi raddoppiando il termine, quindi già inserendo una limitazione piuttosto pesante e nuova, si va a dire che è vietato nell'ambito del territorio nazionale ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e nella giornata del 25 e del 26 dicembre, cioè ceppo e ceppino si dice a Firenze, Natale e Santo Stefano, e del 1 gennaio 2021, quindi sembrerebbe che però il 31 dicembre si sia liberi, è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. E qui si è ammantato di limitazione alla libertà della circolazione, qualcosa che in realtà, se la leggiamo in combinato disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che vieta l'uscita dalle 22 alle 7 e vieta pure in modo più pesante le uscite nei giorni di Natale, Santo Stefano, vigilia di Natale, insomma, durante le festività, ci rendiamo conto che non c'è soltanto una limitazione alla libertà di circolazione, ma forse ci potrebbe essere una limitazione alla libertà personale. Il mio pensiero
al riguardo è un po' più articolato, però io non mi posso stracciare le vesti e dire che si tratta di qualcosa che non si è mai visto e quindi è incostituzionale, eccetera, eccetera. Abbiamo un Presidente della Repubblica che, a differenza di molti soggetti che fanno parte della classe politica, è un giurista insigne, era un membro della Corte Costituzionale, è stato un professore di diritto costituzionale, quindi non possiamo pensare che il nostro Presidente della Repubblica si sia preso a cuor leggero una disposizione del genere. E credo che, come si dice, prima facie, cioè prima, ad un primo esame, abbia valutato il bilanciamento di interessi fra le restrizioni della libertà di circolazione, ma vogliamo dire anche della libertà personale. Qui c'è anche tanto articolo 13, insomma, il problema che non si, di fatto si tengono le persone in casa o comunque se ne limitano fortemente le uscite, ha valutato questo tenendo conto dei possibili rischi a livello sanitario. Quindi, diciamo, è una norma sicuramente, speriamo, unica, però che trova la sua giustificazione in una situazione davvero eccezionale, una situazione che anche questo speriamo sia unica, che finisca presto e che potremo tornare alle nostre attività usuali. Ecco, io non credo che questa decisione sia stata presa a cuor leggero con l'intento di reprimere la libertà delle persone. Anche francamente trovo anche abbastanza poco significativa la polemica che si sente sulla grandezza dei comuni. Tu stai a Roma e allora hai decine di chilometri quadrati in cui ti puoi spostare, stai ad Aias in Val d'Aosta e hai 300 metri. Cioè, questo non te lo sei scelto te di stare a Roma piuttosto che ad Aias. Magari ti piace la neve o ti piace appunto il Colosseo. Non è questo il punto. Cioè, no, non è che si può si discriminano le persone perché stanno in un comune o stanno in un altro comune. Questa no. È polemica spicciola da tre soldi. L'importante è vedere quanto si comprime il diritto delle persone. Questa e se lo guardiamo bene... È polemica da like, io così la definisco. Sì, certo. Anzi, io direi da dislike, però è un altro discorso. E se guardiamo bene il decreto, lo leggiamo fra le righe, ci fa capire che sì, dobbiamo stare molto attenti, non tanto questo quanto il DPCM, dobbiamo stare attenti, ma quelle limitazioni che a marzo, aprile, quando siamo stati veramente in lockdown, erano pressoché totali e disposte da una normativa molto di rango inferiore rispetto ai decreti legge, perché questi decreti si sono implementati nel tempo. Quando è partito il primo lockdown non c'era nemmeno l'obbligo del Presidente del Consiglio o del Ministro della Salute di riferire in Parlamento. Era semplicemente una fonte normativa che nasceva come un fungo. Beh, c'è stato diciamo, comunque un assestamento ovvio in Italia. Certo, sì. Ma perché la situazione ha reso necessario anche un adattamento concreto. Ma il problema è che rispetto, dicevo, a marzo ed aprile, quando veramente si facevano le guerre ai runner, tanto per essere chiari, e si giocava a guardie e ladri. Si giocava a guardie e ladri, no? Quando c'era il poliziotto che rincorreva il ladro, c'è un video godibilissimo in cui il poliziotto cercava di, o un vigile urbano, di acchiappare il runner, non ce la faceva perché il runner naturalmente aveva un altro passo, alla fine però lo acchiappa. Dico, o quelli che lo rincorrono col quad, che circondano quel povero soggetto che stava prendendo il sole, quindi cose veramente al limite del ridicolo. Ecco, da quello siamo passati a limitazioni che sono sì penetranti, ma che comunque anche nella coscienza sociale sono state interpretate in modo molto più elastico. Io sono in zona rossa e spero finisca presto. Ti posso dire che è vero che ci sono delle limitazioni, ma
chi esce, io personalmente, salvo che per lavoro non esco, per poter mangiare, chi esce non è che subisce multe se non fa proprio atteggiamenti plateali di sfida o altre cose. Quindi anche l'applicazione concreta delle norme, come sempre accade, la norma all'inizio è più vista matura, come, è più un approccio è più maturo, matura, anche da parte... è più certo, è un po' più, senti, diciamo, interpretata. Senti Marco, una cosa che ti vorrei chiederti, anche perché ti interessa per moltissime persone, ma cosa c'è riguardo alla scuola? Quindi, e cosa pensi? Io penso che, ecco, diciamo, lì entriamo in una zona molto pericolosa, perché io, a mio modestissimo avviso, i contagi sono calati sensibilmente in questi ultimi tempi, anche perché hanno tenuto chiuso le scuole. E chiaramente c'è molta meno gente che circola, i mezzi pubblici che sono meno affollati. Tu cosa ne pensi? Ma io sinceramente non lo so, ti dico la verità, non ho una risposta perché non posso dire se alla riduzione dei contagi ha contribuito la restrizione delle attività scolastiche o ha contribuito in misura maggiore, inferiore, uguale, minore, non posso sapere, la chiusura dei negozi, la chiusura delle attività di intrattenimento, la chiusura dei ristoranti. Nessuno vuol fare crociate contro nessuno, però i dati ci dicono che oggi queste cose si sono modificate semplicemente perché non c'è tanto meno gente a giro, come si dice a Firenze, ma ci sono meno occasioni per stare affiancati, uniti, per, fra virgolette, mischiarsi. La scuola sicuramente lo è. E questo non si può, non si sì, può. Anche perché se tu, perché non so, tu sicuramente tu hai dei figli, quindi sai benissimo quali sono le modalità di comportamento dei ragazzi, no? In classe magari stanno tutti con la mascherina, ma io li ho visti all'uscita, moltissimi non la indossano, e quindi ci sono dei comportamenti che sono senza dubbio non proprio consoni con questa situazione emergenziale che viviamo. E purtroppo comunque i ragazzi, cioè io la società italiana è una società che si basa sui nonni, è chiaro che poi alla fine i ragazzi, dal momento che i genitori spesso sono fuori casa per lavoro o per altri motivi, si appoggiano moltissimo ai nonni, allora c'è questa frequentazione con dei soggetti che sono soggetti comunque a rischio, sono quelli che poi purtroppo affollano maggiormente le terapie intensive. Non lo so, speriamo bene. Io vorrei che il dibattito anche sulla scuola si metta su un binario costruttivo ed esca fuori dalla polemica sterile, ecco, dall'avere fa avete fatto i banchi con le rotelle e non avete dato i computer, cioè sono cose che francamente, oppure dall'altra parte, ah, no, noi dobbiamo andare a scuola, tenere aperte le scuole a tutti i costi, no? Secondo me bisognerebbe comunque avere un po' più di equilibrio perché è il momento che lo richiede. Non so, ci sono altri punti che ritieni, diciamo, di particolare importanza, particolarmente rilevanti nel DPCM, o comunque a me sembra sostanzialmente una replica poi dei DPCM precedenti, No, no? c'è la chiusura degli impianti di sci che sono rinviati Ecco. a gennaio, anche quella sostanzialmente no, ci sono molti punti, ma non ne possiamo parlare diciamo diffusamente per motivi di tempo. C'è il divieto di somministrazione per l'ultimo dell'anno, quindi chi andrà in albergo farà il cenone in camera. Siamo un po' alla macchietta, ecco, insomma, non Sì, vabbè, ma io dico, siamo amici miei, ecco. ma tu vai in ce l'hai una casa, se c'hai comunque la disponibilità economica in questi tempi, andare in albergo per le vacanze di Capodanno o di Natale, una casa ce l'hai pure, no? E c'è bisogno di andare in albergo sulla neve in questo momento? È una cosa, tu lo faresti, cioè non lo so, io non lo No, farei. guarda, ti dico, io sono sincero, sono sincero. Io a me piace moltissimo sciare e lo farei, ma non lo faccio. Cioè, Cioè, non lo faresti in è... condizioni normali, lo faresti in Certo, l'ho condizioni fatto gli altri normali. anni, quest'anno non lo Eppure faccio. io lo farei in condizioni normali, ma magari,
Ma a me piace moltissimo sciare, no. È un sacrificio che faccio volentieri, perché secondo me, almeno secondo me, non lo so, io non lo so questo, dicono gli esperti che le piste da sci sono un veicolo di contagio enorme, perché ecco, personalmente le, io non... Le funivie sono un vincolo. Sì, gli impianti di risalita, ovviamente. Gli impianti di risalita, però, ecco, i ritrovi, no? I ristoranti in altura dove tu poi dopo ti rifocilli dove aver sciato, no? Tutto il giorno. Sì, ma non mi pareva molto diverso dalle grigliate sotto la luna, certo, al mare. Cioè, infatti, se proprio devo essere sincero, era molto più affollato il mare, è stata molto più affollata la montagna d'estate. Abbiamo visto dei numeri, io sono un amante smodato della montagna, però quest'anno non ci sono andato volontariamente, ho preferito rimanermene in disparte perché sapevo bene che ci sarebbe stato un assembramento incredibile, e in montagna quest'anno sono andati, perdonami il termine, cani e porci, che non sanno neanche cos'è la montagna, gente che cercava di salire sulla gazzuola con le ciabatte, tanto per essere chiari, ecco, persone che non hanno idea e che si sono pure messe in pericolo, perché nessuno poteva fare a meno di andare a fare la vacanza, e pensavano che in montagna fosse tutto più bello, tutto più fresco e non ci fosse il Covid. Ecco, insomma, questo fa parte un po' del costume italico, io non voglio commentare su questo, se non che avere previsto adesso queste limitazioni è sicuramente un modo non indifferente di intervenire. Probabilmente basteranno, ma la mia impressione, non vorrei essere smentito, è che basteranno fino alle vacanze, ma poi saranno prorogate in qualche modo, perché se i dati continuano ad essere questi, con 20.000 contagi al giorno, sono meno dei 40.000 che avevamo qualche tempo fa, ma con 20.000 persone al giorno, pensare di tornare l'8 gennaio alla normalità francamente abbastanza... Poi tra l'altro io non voglio angosciare nessuno, perché già la situazione è angosciante di suo, ma il dato che è inquietante è il numero di morti. Abbiamo raggiunto un numero di morti molto elevato. Ma quello fa parte del fatto che quando il picco dell'epidemia dei 40.000 o altri c'è stato, queste persone che purtroppo decedono sono il frutto di quel picco. Certo. Adesso noi abbiamo il frutto di quel picco, noi vediamo tutti sabati e domenica che ci sono meno contagi, ma non ci sono meno morti, perché non è che la gente dice oggi è sabato o domenica non muoio, no. Quindi dobbiamo vedere quello, e purtroppo i dati sono questi, l'Italia ha dei numeri enormi ed è come percentuale altissimi, credo che ci siano solo il Belgio o qualcosa del genere. Ma perché? Perché l'Italia è un paese dove l'età media, insieme al Giappone, è la più alta del mondo. E siccome questo virus colpisce le persone che hanno un'età alta, è chiaro che poi questo si ripercuote. Giappone no, perché il Giappone hanno un'altra cultura, i giapponesi basta dirgli state separati, si mettono tutti separati come soldatini, e gli italiani no. Non c'è proprio verso. Ma non è un male. A volte non è un male, qualche volta come questa, ad esempio. Ma d'altra parte fa parte della nostra storia, Mario. È la nostra indole, è la nostra storia. Marco, ti ringrazio, ti saluto e ti auguro un buon fine settimana. Ciao. Altrettanto, un abbraccio. Ciao a tutti.